La più cordiale buonasera, telespettatori e telespettatrici di Globus Television. Apriamo questa nuova stagione televisiva del nostro programma All Sports con questo primo appuntamento. Buonasera da parte di Giovanni Melfa, che vi terrà in compagnia per tutta l'annata con All Sports. Cercheremo di seguire di settimana in settimana tutto quello che accadrà e che vedrà gli atleti siciliani, lo sport siciliano protagonista, ma poi attenzioneremo sempre con un occhio di riguardo quelli che sono i successi in chiave italiana. Tanti gli argomenti in questa prima puntata e ospiti alcuni uomini che già abbiamo avuto anche nelle precedenti stagioni qui a Globus Television All Sports, uomini della redazione sportiva proprio della nostra emittente, e vado subito qui a salutare in studio Nello Failla, che già da qualche anno tiene qui a battesimo con me come compagno di viaggio questa trasmissione. Nello, ben trovato, buonasera a te. Ciao Giovanni, buonasera a tutti e ben trovati a tutti telespettatori e tecnici che ricordiamo ci aiutano sempre. Allora, li salutiamo in questo primo appuntamento, esatto, subito. Bravo. Salutiamo Gaetano Ligreggi, Fabio Consoli, Gianluigi Gallo, sono loro che da dietro le quinte ci permettono la messa in onda della trasmissione esatto, dell'appuntamento del giovedì di Osport. Salutiamo anche il nostro editore Enzo Strocio. Benissimo. E il prezioso lavoro anche da dietro le quinte di Figlia Strocio, che è sempre molto prezioso anche ai fini di quella che è l'organizzazione di questa trasmissione e anche poi l'organizzazione del seguire gli eventi che man mano si seguiranno durante questa stagione. Faremo anche tanti collegamenti Skype, avremo anche durante le puntate ospiti qui in studio. Intanto, chi potevamo avere in questo primo appuntamento in collegamento Skype All Sports? Chi potevamo avere? Niente poco di meno il nostro inossidabile e sempre verde esperto di ciclismo, uomo della redazione sportiva di Globus Television, Valerio Capzoni. Valerio, ciao, buonasera, ben trovato. Giovanni, buonasera, buonasera Nello, ben trovati. Permettetemi di salutare Enzo, Filia, Gaetano, Fabio e Gianluigi. E questo è il sesto anno che ho il piacere di collaborare con Globus Television come commentatore sportivo. Quindi per questo ti sei tagliato la barba? Esattamente. Allora, per te il sesto anno, per me il quinto anno, quindi iniziamo a essere dei veterani di Globus Television. Una bella carriera. Una discreta anzianità alle, certo, spalle. Vedo che siete anziani, quindi... Failla segue di qualche anno, mi sembra che tu sia al terzo o quarto anno. Ma non ricordo, sono troppo giovane per... Rispetto a Capzoni e a me. Rispetto a voi. Allora, in questo primo appuntamento parleremo di tante belle cose che sono successe nel weekend e che vi riguardano anche a voi due, per quanto riguarda Nello la pallavolo, il successo europeo della nostra nazionale, per quanto riguarda il ciclismo ci sono i mondiali su strada che si stanno disputando a Bruges, domenica Ganna ci ha regalato veramente un titolo ridato al cardiopalma proprio sul filo di lana, è riuscito a conquistare l'Iride ai danni del belga Van Aert, ma poi di questo ne parleremo con Valerio. Intanto, questa prima parte della trasmissione vorrei aprirla con dei lutti per quanto riguarda lo sport siciliano e lo sport italiano. Oggi è venuto a mancare Ninni Vaccarella, gli amanti delle auto sicuramente lo conoscono, lo ricorderanno per le diverse volte in cui è stato vincitore della Targa Florio, l'ha vinta tre edizioni di cui una in coppia con grande Lorenzo Bandini, pilota della Ferrari che purtroppo è perito in un incidente automobilistico nel 1967 proprio alla guida Vaccarella del cavallino rosso. È stato pilota Ferrari e pilota Alfa Romeo anche. 88 anni, ha vinto anche la 1000 km del Nürburgring, circuito molto difficile, ne sa qualcosa Niki Lauda. E poi, oltre quella che è stata la perdita di un carissimo sportivo siciliano e non solo, delle auto, quali Ninni Vaccarella, parliamo anche di Romano Fogli, vedete anche la foto
che il buon Gaetano Ligreggi ci manda mentre parliamo proprio di questo giocatore che è morto a 83 anni, classe 1938, uno scudetto col Bologna nel 64, una Coppa Campioni vinta col Milan nel 69 e nell'autunno sempre dello stesso anno poi arrivò quella Coppa Intercontinentale contro l'Estudiantes, caratterizzata anche da menage, scontri fisici nella partita di ritorno che si giocò in Argentina, ma soprattutto ricordiamo Romano Fogli, come potete vedere anche dalla maglia rossazzurra che indossa nella foto, perché ha giocato 4 anni nella Catania dal 1970 al 1974. L'ho visto giocare, io me lo ricordo, sì, andavo un anno in Serie A, stagione 70-71, e 3 anni in Serie B dal 72 al 74, l'ultimo anno, il 74, che poi coincise con la retrocessione in Serie C. Romano Fogli, centrocampista elegante, andava veramente in carrozza a Bologna con Giacomo Bulgarelli, erano veramente due cervelli della linea mediana felfinia negli anni d'oro in cui il Bologna con Bernardini vinse lo scudetto nel 64 in quel famoso spareggio dove ebbe la meglio sull'Inter per 2-0. Questa prima parte quindi la dedichiamo invece a un evento che si è disputato a Catania, ma non solo, in 20 città italiane, tra cui anche Cagliari, Roma, Latina, Palermo, Reggio Calabria, Milano, solo per citarne alcune. Parliamo dello Sport City Day, che è stato quindi organizzato nei centri storici delle città italiane, nei parchi d'Italia, promosso dalla Fondazione Sport City, di cui è presieduta da Fabio Pagliara. L'importanza di questa manifestazione è quella di rivalutare, di dare senso a quella che è l'importanza della pratica sportiva nelle città italiane. Tanti gli sport coinvolti, dal ciclismo al badminton, al nord walking, alla pallavolo. Qui a Catania teatro della manifestazione è stata Piazza Università. Ebbene, allora abbiamo tutta una serie di contributi, tra l'altro avevamo domenica sul posto anche i nostri inviati Enzo Strocio, che tra l'altro è direttore anche dell'emittente televisiva Globus Television, e Sabina Rossi. Ma andiamo a vedere quelli che sono alcuni messaggi nei video che vengono lanciati dalla regia, da Gaetano Ligreggi, che riguardano Fabio Pagliara, che è proprio presidente della Fondazione Sport City, poi del generale Parinello, che è responsabile allo sport, del gruppo Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, poi Giuseppe Gibilisco, che tanti ricorderanno perché è stato anche campione del mondo di salto con l'asta nel 2003 a Parigi, e infine l'assessore allo sport del comune di Catania, Sergio Parisi. Il 19 sarà una giornata speciale, in 19 città italiane promuoviamo in Fondazione Sport City non solo i sani stili di vita, non solo la bellezza e il valore dello sport, ma anche una rivoluzione dolce, la volontà di cambiare il meglio le nostre città, i cittadini, con la possibilità e l'opportunità di sportivizzare le città. Dalle 10 alle 13 occuperemo in maniera festosa e in piena sicurezza questi bei luoghi, perché la gente vuole fare sport nel bello. Ne parleremo con ospiti, avremo una diretta streaming televisiva importante, insomma cercheremo di lanciare un messaggio di speranza, un messaggio anche di quanto è bello e quanto la gente vuole fare sport, di quanto è essenziale lo sport. Il nostro sogno è poi di portare la parola sport in Costituzione, ma il nostro più bel sogno in questo momento è quello di far sì che le nostre città diventino delle palestre a cielo aperto, i nostri mari vengano, i nostri laghi, i nostri fiumi vengano occupati dallo sport, dal nostro mondo. Quindi questo è quello che noi ci proponiamo il 19 settembre con lo Sport City Day. Fiamme Gialle festeggiano quest'anno il loro centenario nell'atletica leggera. 100 anni di sport, ma non soltanto di sport agonistico. Lo sport agonistico è stata la principale mission delle Fiamme Gialle, ma alla principale attività si sono aggiunte tante iniziative. L'attività giovanile, con un rapporto di collaborazione particolarmente intenso con il mondo della scuola, la promozione dell'attività sportiva su tutto il territorio, delle iniziative di carattere sociale, un contributo nell'attività delle federazioni e del Comitato Olimpico. Ecco, ci fa piacere
essere anche presente a Sport City, che è sicuramente una manifestazione che punta alla diffusione dell'attività sportiva tra tutti, tra i giovani e tra i meno giovani, appunto perché lo sport sia sempre più praticato a livello giovanile, ma non solo. Ecco, ci fa piacere essere presenti, ci fa piacere festeggiare il nostro centenario anche con un'iniziativa di carattere promozionale, dove i campioni incontrano anche i ragazzi, i giovani, incontrano le persone che vogliono abbracciare e vogliono fare attività sportiva per vivere meglio. Ciao a tutti, sono Giuseppe Gibilisco, ho avuto modo di praticare la disciplina del salto con l'asta dall'età di 12 anni fino a quasi 36. Mi sono avvicinato a questo sport grazie ai giochi della gioventù che prima venivano praticati nelle scuole. Mi scuso con voi tutti, purtroppo un imprevisto all'ultimo momento mi porta a non essere lì con voi a fianco di Sport City con la mia squadra, le Fiamme Gialle. Volevamo essere presenti nell'aiutarvi a divulgare lo sport e a far conoscere lo sport ai numerosi ragazzini presenti. E nell'augurarvi buon lavoro, vi abbraccio sportivamente. Ciao! Condividiamo in pieno il messaggio delle Sport City. Ringrazio Fabio Pagliara, l'amico Fabio Pagliara, per aver scelto anche Catania. Il sottoscritto è assessore allo sport, ma è anche assessore alle politiche comunitarie e insieme all'amministrazione pugliese, con appunto in testa proprio il sindaco, stiamo portando avanti tanti progetti di riqualificazione di aree urbane per rendere fruibili anche attraverso delle attrezzature sportive. La nostra è una città di sport, tanti sono i successi ottenuti dalle nostre squadre e dai nostri atleti. Tanti di questi atleti sono partiti poi dai campetti di periferia e certe volte anche proprio da piccole piazze o aree anche degradate, per poi arrivare addirittura a partecipare alle Olimpiadi. Deve essere un impegno preciso di tutti noi, quindi sia il mondo sportivo che il mondo politico, per raggiungere appunto questo obiettivo. Noi stiamo lavorando per questo e questa manifestazione ben organizzata certamente fa da stimolo e da pungolo a tutte le amministrazioni affinché possano raggiungere questo obiettivo. Grazie di cuore e arrivederci naturalmente al prossimo appuntamento in piazza con tutto il mondo dello sport. Bene, abbiamo visto alcuni messaggi, allora andiamo a vedere adesso le interviste realizzate da Enzo Stroce e Sabina Rossi, che riguardano il delegato provinciale del CONI Enzo Fozzone e poi per quanto riguarda la pallavolo Sicilia Mauro Chiappafreddo. Presidente Falzone, al centro di Catania, il fulcro, Piazza Università, cosa avviene oggi e cosa stiamo vedendo alle nostre spalle? Beh, quello che avviene oggi è quello che dovrebbe avvenire sempre nelle nostre piazze, nelle nostre città, cioè quello dello sport all'aperto, la nostra palestra ambulante all'aperto, che è un nostro modo di dire, specialmente in una zona come quella nostra siciliana, in cui veramente si può fare sport all'aperto per tanto tempo. Questa è un'iniziativa della fondazione guidata da Fabio Pagliara, che ha voluto riunire 19 città proprio il 19 settembre per svolgere queste attività. Ma la cosa più importante è che diamo la possibilità ai ragazzi di fare un po' di sport all'aperto, ma soprattutto di prospettare un attimo di cultura sportiva, in modo che si ci abitui al ragionamento dello sport in piazza, che è quello che si pensi è il nostro avvenire. Sport City a Catania, una bella giornata, in altre città magari un po' meno, però oggi lo sport vince. Sì, oggi lo sport vince, so che l'Italia è un pochettino divisa in due perché qui siamo sotto il sole, è una location meravigliosa, tanti giovani in mezzo a questa piazza splendida che riassaporano la possibilità di fare sport all'aperto, quindi è bene così. Lo sport è giovanile, però fa bene in ogni caso a tutti. Lo sport fa sempre bene a tutte le età, non credo ci sia un'età particolare per fare sport, credo che ci sia soltanto la volontà di farlo, la voglia per sentirsi bene e meglio con se stessi e nel rispetto di tutti. Pallavolo Sicilia, allora bella impresa, ci stiamo preparando per il campionato. Sì, è veramente una bella impresa, e riportiamo la Serie A qui a Catania dopo tanti anni e
noi vi aspettiamo numerosi a sostenerci e a seguirci al Palacatania. E l'impegno economico com'è? E l'impegno economico è sicuramente importante, il presidente con gli sponsor ci sono vicini, abbiamo tre ragazze che sono di Catania, le altre sono di fuori, quindi cerchiamo di portare ognuno di noi qualcosa di nostro in questa bella città che ha tanta fame di pallavolo. Grazie. Grazie a voi. Bravo. Hai visto? Bene, rientriamo in studio, abbiamo visto le interviste realizzate da Sabina Rossi e Renzo Strocio, ringraziamo anche Peppe Leanza, team manager di Sport City. Allora, apriamo l'angolo riservato al ciclismo con Valerio Capzoni. Valerio, allora, una rassegna iridata, quella che si sta disputando in Belgio, caratterizzata in questa prima parte dall'assegnazione dei titoli iridati per quanto riguarda le gare a cronometro. Adesso si entra invece nel vivo dell'evento per quanto riguarda le prove in linea. Intanto direi di commentare subito con te, prego anche la regia di mandare le immagini, questa splendida prova domenica di Filippo Ganna, che è veramente superlativo, ci ha regalato una medaglia d'oro che abbiamo fino all'ultimo secondo sudata, perché è stato veramente un rush finale. Per qualche secondo è riuscita ad avere la meglio su Van Aert, Valerio. La preparazione di Ganna era mirata per arrivare perfettamente in forma in questa prova in Belgio, e quindi di conseguenza se l'è vista con un po' tutti gli specialisti. Ricordiamo che l'europeo era stato vinto da Stephen Kung. Il corridore elvetico partiva probabilmente con i favori del pronostico anche in questa prova iridata, però Ganna ha fatto vedere, insomma, che il motore è sempre quello che gli abbiamo visto in questi ultimi tempi, probabilmente il cronoman più forte. Anche se non si trovava in testa durante i vari intermedi, perché la lotta è stata veramente serrata con Wout Van Aert. Ricordiamo che Van Aert comunque è un corridore che rispetto a Ganna, anche in prospettiva, può avere dei risvolti anche in ottica di classifica generale di grandi giri. Qualcuno vorrebbe anche Ganna trasformato in questo modo, però per il momento il terreno migliore su cui si esprime Ganna è sicuramente la cronometro, mentre Van Aert è un corridore più polivalente. E qui stiamo vedendo proprio le ultime battute piemontese, quando praticamente il sorpasso sta per materializzarsi. Il corridore della Ineos, nonché del team italiano, proprio negli ultimi metri va a vincere la medaglia d'oro, andandosi a confermare per il secondo anno di fila campione del mondo. Ed è da sottolineare il bellissimo gesto di Van Aert, che al traguardo va a fare i complimenti a Ganna, proprio una grandissima sportività da parte di Van Aert. Stessa cosa non si può dire con Evenepoel, che a Colbrelli al traguardo di Trento aveva fatto il gesto dell'ombrello. Il gesto dell'ombrello, veramente deplorevole l'atteggiamento di Evenepoel in occasione dell'assegnazione del titolo europeo. Valerio, questo bronzo invece nella cronomista, uomini-donne, una novità anche per la rassegna iridata. Noi ci sentiamo spesso anche durante la settimana, io sono nostalgico di cronometro a squadre, quando penso a questo penso sempre alla 100 km. Sì, ne parlavamo oggi al telefono, la 100 km è stata tolta dal panorama del ciclismo mondiale, però era una bella prova, a me piaceva perché veramente una crono squadre su 100 km è tanta roba. Però diciamo che è stato messo su strada questo esperimento della cronostafetta mista, e qui l'Italia comunque va fortissimo. La prova è stata vinta dalla Germania e noi ci siamo classificati terzi. Nella Germania, da sottolineare, l'ultima prova agonistica di Tony Martin, che si congeda dal ciclismo professionistico con un oro, detto Panzerwagen. Non sta a me presentarlo, 66 vittorie in carriera, di cui 50 a cronometro, quindi già solo questo. È stato un grande Tony Martin, anche più volte ridato, quindi uno veramente che della specialità un punto di riferimento. Esattamente, è quello che speriamo diventi Ganna da qui agli anni futuri. Possiamo dire che già è a buon punto. Mentre su pista, nell'inseguimento, oramai ha scritto la storia e continuerà a scriverla, nella crono individuale destinato a scriverla.
Allora, Giovanni, Ganna è il nostro corridore più forte al momento e in prospettiva. Aspettiamo il corridore che sostituirà Vincenzo Nibali nelle grandi corse a tappe. Fabio Aru si è appena ritirato. Corridori come Colbrelli, come Trentin, sono fortissimi nelle corse da un giorno. Vediamo che cosa succederà per quello che riguarda i grandi giri. Ora, per la prova, ecco, linea... Valerio, corse di un giorno, hai anticipato quello che è il passaggio successivo, la prova in linea individuale maschile. Ecco, quali sono le quotazioni dei nostri ciclisti secondo te in questa prova? Tu che comunque conosci anche abbastanza bene il circuito iridato di quest'anno. Beh, c'è una differenza, anzi ci sono due differenze fondamentali con l'europeo. Uno è il tipo di percorso, perché nell'europeo, dove Colbrelli comunque, che ricordiamo non nasce come uomo che va forte su salite lunghe, però nel corso degli anni è maturato e adesso tiene anche su ascese che non siano muri, e quindi l'europeo di Trento presentava delle salite lunghe, si scalava anche parte del Bondone. Però gli europei hanno una distanza più limitata, si corre sui 170 km. Il mondiale invece sono 250-260 km, quindi molti corridori dopo i 200 km probabilmente vedono spegnersi la luce. Quando si parla di tutti questi chilometri c'è Failla che praticamente va in crisi, Nello. Sì, no, è incredibile veramente. Ma fatti a 40-42 di media, quindi si parla di veramente, questi corridori sono delle motociclette. Infatti. Cioè, ecco Nello, visto che tu sei studio e con Capponi godi anche di un dialogo a distanza di fattura pregevole anche per feeling. Sì, ma noi possiamo parlare non di ciclismo, possiamo parlare di tennis se vuoi. Beh, ora di tennis poi ne parleremo nella seconda parte. Bene. E invece... in attesa della prova in linea, perché poi nel prossimo appuntamento parleremo soprattutto della gara iridata in linea, vorrei parlare sia con te che con Valerio invece di quello che è il Giro di Sicilia, che tra qualche giorno partirà esattamente il 28 luglio con la prima tappa Avola-Licata, poi si proseguirà con la Selinunte-Mondello, poi Termini-Imerese, Caronia, infine Sant'Agata, Militello, Mascali. L'ultima tappa, tra l'altro, la seguiremo come inviati sia io che Valerio Capzoni con Gaetano Ligreggi, quindi andremo lì sul posto cercando anche poi di confezionare tutta una serie di interviste che vi faremo vedere nel prossimo appuntamento di Osport. Ecco, questo Giro di Sicilia, la Sicilia teatro per quanto riguarda il mondo del ciclismo anche quest'anno, ormai sta diventando almeno bene o male tra Giro d'Italia e Giro di Sicilia un appuntamento fisso, quello di avere un grande evento ogni anno, Nello. Penso che sia una grande opportunità per fare conoscere la nostra bella isola al grande pubblico mondiale, perché voglio dire questi avvenimenti poi vanno in onda in mondovisione, quindi spero che non sprecheremo questa occasione mostrando dei paesaggi deturpati tipo quelli che in questo momento abbiamo purtroppo a Catania e che tutti... Beh, sappiamo un po' di quella che è l'emergenza che in questo momento stiamo vivendo. Molti turisti sono pure scappati perché e non gli si può dar torto. Quindi speriamo di poter mostrare la parte più bella della nostra terra, perché è bella. Speriamo bene. Allora Valerio, vorrei parlare con te invece di queste quattro tappe, così magari anticipiamo un po' ai nostri telespettatori quello che è il piatto di questo Giro di Sicilia 2021. La prima tappa Avola-Licata, Valerio. Sì, ti faccio una brevissima parentesi, 10 secondi. Detto che al Mondiale ce la potremo giocare con Trentino e Colbrelli quantomeno per una medaglia, qua in Sicilia, prima del Giro di Sicilia, abbiamo due antipasti. Uno si è già svolto domenica scorsa a Milo ed è stata l'Etna Marathon di mountain bike, dove ha vinto di nuovo il campione del mondo Leonardo Paez. L'altro sarà giorno 26 a Pedara, Giro dell'Etna, con la presenza come ospiti di Damiano Caruso e Filippo Fiorelli. Io sarò presente a Pedara e quindi sarà una bella giornata di sport per tutti. Detto questo, parliamo del Giro di Sicilia. Giorno 28 si parte da Avola. Questo era il Giro di Sicilia che si doveva disputare lo scorso anno e poi è stato annullato per Covid. Per le vicende. E poi si doveva disputare questa primavera, è stato rinviato ed RCS lo ha piazzato adesso come diciamo propedeutico al Lombardia, al Giro di Lombardia, e quindi abbiamo grossi nomi, perché abbiamo Vincenzo Nibali che oggi ha ufficializzato il suo ritorno alla Astana,
Poi abbiamo Chris Froome che corre per Israel, e poi c'è Alejandro Valverde, reduce alla caduta della Vuelta, che corre con la Movistar, Romain Bardet per la DSM, e poi ci sarà Marc Soler per la Movistar, quindi nomi grossi per un percorso comunque esigente. La Avola Licata è una tappa fondamentalmente per velocisti, c'è il Gran Premio della Montagna di Ragusa, ma gli ultimi 50 km circa sono in pianura e quindi sarà volata. La seconda tappa Selinunte Mondello. Selinunte Mondello si scala a Portella della Ginestra a metà tappa, ma niente di impossibile, quindi anche la tappa di Mondello sarà una tappa con arrivo in volata, molto probabilmente. Il discorso cambia dalla terza tappa, perché si sale sulle Madonie, però diciamo lì ovviamente andrà via la fuga, e poi nel finale si scala la salita di Pollina con arrivo sullo strappo finale per Caronia, e qui già cominceremo a vedere i distacchi per quello che riguarda la classifica. Ultima tappa, tappa Regina, che originariamente doveva salire, si parte da Sant'Agata di Militello, si dovevano scavalcare i Nebrodi e poi da Lingua Glossa scalare la Mare Neve per poi scendere a Mascali. Percorso stravolto perché sull'Etna c'è troppa cenere, la Mare Neve non si può percorrere a causa delle molteplici eruzioni, e quindi si scalerà Portella Mandrazzi dal Tirreno, quindi si farà al contrario il percorso della tappa dello scorso anno del Giro d'Italia, quella che arriva a Villafranca. Però poi arrivati a Francavilla di Sicilia si sale da Castiglione di Sicilia e si va a Lingua Glossa, da lì si scende una prima volta sul mare, si passa da Riposto, Giarre, e si fa l'inedita salita della Sciara di Scorciavacca, che noi in allenamento come salitome dell'Etna scaliamo tante volte durante l'anno, una bella salita che sarà la salita decisiva. Si potrebbe lì decidere il Giro di Sicilia, Valerio? Come? Potrebbe decidersi lì il Giro di Sicilia 2021, probabile. Probabile, anche se poi l'arrivo in discesa, perché poi si scende e si arriva a Mascali, però questa sarà l'ultima salita e siccome i distacchi saranno molto contenuti, probabilmente chi vuole vincere dovrà attaccare sulla Sciara di Scorciavacca. Allora, prossima settimana quindi faremo il punto con la chiusura dei campionati mondiali di ciclismo, con la prova in linea, speriamo per gli azzurri, poi ci troveremo nel pieno del Giro di Sicilia e poi ci prepareremo per la tappa Regina seguendo quello che sarà l'arrivo della quarta tappa a Mascali. Allora, dobbiamo andare in pubblicità. Sì, abbiamo la pubblicità che incombe. Io saluto Valerio Capsoni. Valerio, a giovedì prossimo. Andiamo ciao, in pubblicità. Seconda parte poi con Nello Faile, in attesa poi di avere in linea Carlo Galati. Parleremo di pallavolo e tennis. Quanto valgono i tuoi diritti? Quanto vale la tua libertà? La tua sicurezza? Quanto vale il tuo benessere? La tua serenità? Quanto vale il tuo futuro? Noi possiamo dirti quanto ti costa saperne di più. Solo 50 centesimi in edicola e a 99 euro in abbonamento cartaceo, digitale e archivi. Fai una scelta di valore. Leggi il Quotidiano di Sicilia. Come nuovo, più del nuovo. La Carrozzeria Puglisi e Aiello è il centro benessere della tua auto. Ti offre una cura di bellezza straordinaria per tutte le autovetture ed è officina autorizzata Lancia, Opel e Hyundai. Specializzata nel lifting dei modelli Fiat, Alfa Romeo, BMW, Mercedes e Porsche. La Carrozzeria Puglisi e Aiello assicura riparazioni speciali per i danni da grandine ed altri agenti atmosferici. Tutti i nostri interventi sono coperti da garanzia. Rivolgiti a noi anche per la meccanica e la gestione delle pratiche assicurative. Possibilità di soccorso stradale ed auto di cortesia. Ci trovi a San Gregorio in via Catira 20A, sul viale Europa a due passi dalla tangenziale. Infoline 095 52 42 70. Carrozzeria Puglisi e Aiello. Come nuovo, più del nuovo. Farmacia San Mauro. Cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Rientrati in studio dopo la pausa pubblicitaria, buonasera a voi cari telespettatori di Globus Television che solo in questo momento vi state sintonizzando sul canale 819 del Digitale Terrestre. Saluto anche gli amici che ci stanno seguendo sulla pagina YouTube di Globus Magazine
oppure tramite quelle che sono le applicazioni social, soprattutto attraverso le pagine Facebook, sempre di Globus Magazine. Allora, in questa seconda parte parleremo di pallavolo e tennis, sempre in studio con Nello Failla, che vado nuovamente a salutare. Nello, di nuovo, ciao, buonasera a te. Ciao, ciao Giovanni. Abbiamo in collegamento Skype un nostro carissimo amico, collega della redazione sportiva di UbiTennis, ma anche responsabile per quanto riguarda Sport Frame, correggimi se sbaglio, perché io vado sempre in crisi quando devo poi citare in merito. Assolutamente no. Che è Carlo Galati, che saluto. Carlo, ciao, buonasera anche a te. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Ciao a due ospiti. Allora, abbiamo parlato di ciclismo nella prima parte e di Sport City Day con tutti i contributi e le interviste realizzate da Sabina Rossi ed Enzo Strocio. In questa seconda parte parleremo di pallavolo e tennis. Allora, Nello Failla, un successo continentale, quello della pallavolo maschile, a distanza di 15 giorni, ripeto, quello della nazionale femminile di pallavolo. Riusciamo in parte a smaltire quelle che sono le delusioni olimpiche, dove ci aspettavamo qualcosa di importante, e questi due successi europei rappresentano un punto veramente dove poter ripartire e programmare in prospettiva di Parigi 2024, che poi non è poi così lontano, perché è un'Olimpiade che si disputerà fra 3 anni. Assolutamente, possiamo solo dire che il successo, soprattutto quello maschile, era assolutamente inaspettato dai più, visto e considerato che una squadra giovanissima messa su in pochissimo tempo da Safede Giorgi, che comunque è un allenatore in gambissima, oltre che un ex ottimo palleggiatore, e neanch'io mi aspettavo un successo finale, però devo dire che questi ragazzi si sono superati, e considera che parliamo di ragazzi i quali alcuni addirittura non militano neanche nella Serie A1, ma prendiamo per esempio Yuri Rumanò, che in pratica ci ha fatto vincere la finale, che è un giocatore che ha giocato in A2 l'anno scorso e quest'anno è stato addirittura cartellinato come secondo opposto da Milano. Quindi parliamo di giocatori assolutamente... Delle piacevoli sorprese. Piacevolissime sorprese. Micheletto, 19 anni. Lo abbiamo già visto all'opera comunque... Sì, era già stata una rivelazione. Ecco, abbiamo anche le immagini della finale, che ha visto di fronte l'Italia contro la Slovenia, partita veramente dalle mille sofferenze, ecco, che si è decisa al tie-break. Quello che vorrei dire è che se io fossi al posto delle squadre italiane prenderei i centrali sloveni, perché veramente... E colpivano la palla ad altezza impensabile. Bella squadra, Cebuli, Arnaut, sì, ma quelli già li conoscevamo, Stern, perché Bayern, sono giocatori, insomma, del nostro campionato. Ma i centrali veramente colpivano la palla ad un'altezza siderale, e i nostri centrali non sono bassi, attenzione. Quindi veramente tanto di cappello alla Slovenia. Noi ci abbiamo probabilmente creduto di più, e poi abbiamo tirato fuori appunto dal cilindro nel quinto set questo incredibile Romanò con questa palla accelerata dietro, che già avevamo visto fare in A2, se tu ti ricordi, gli anni passati. Abbiamo seguito diversi campionati, l'abbiamo visto giocare in A2. E io ti dissi in quell'occasione che questo giocatore avrebbe fatto strada, quindi sono stato... Sei stato lungimirante. Gli ho portato fortuna. Ecco. Lungimirante il buon Nello Failla. Io vorrei sentire anche su quella che è stata questa rassegna continentale, che ha visto il successo della nostra nazionale, anche Carlo Galati. Carlo, abbiamo smaltito, come dicevo prima Nello, quella che è stata una delusione olimpica che purtroppo, soprattutto nella pallavolo femminile, non riuscivamo a digerire. Finalmente ci aspettavamo una medaglia, che per l'ennesima volta in una rassegna olimpica al femminile non è arrivata, più difficile era al maschile, però questi due successi europei rappresentano un punto veramente per poter ripartire e programmare, visto e considerato che entrambe le nazionali comunque sono già qualificate alla rassegna ridata del prossimo anno e quindi possono guardare con fiducia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sì, sicuramente successi importanti sia al maschile che al femminile. Diciamo che riguardando indietro a quella che è stata l'edizione olimpica 2020-21, ne parlavamo proprio con te, con voi, durante le Olimpiadi, abbiamo avuto una grandissima delusione da parte della nazionale femminile, che poi era tra tutte quella forse più accreditata per la vittoria finale. Bene così,
bene così, che sia il maschile che il femminile hanno saputo rialzare la testa, soprattutto il maschile cambiando molto, perché poi vado a memoria, ma se non ricordo male, 8 elementi di quella squadra sono nuovi, sono cambiando stati... praticamente tutto, cambiando anche allenatore, cambiando che nel giro di 15 giorni ha dovuto ridisegnare, reinventare. Io dico sinceramente che se avessimo avuto De Giorgi alle Olimpiadi, secondo me potevamo fare qualcos'altro con la maschile. Mi permetto di dissentire, perché una cosa è allenare dei ragazzi, un'altra cosa è allenare dei veterani, che peraltro qualcuno era in condizioni fisiche anche abbastanza precarie. Anche se non ho mai avuto una grande simpatia per il commissario tecnico che abbiamo avuto fino ai Giochi di Parigi, forse anche questo mi porta a dire... quello che... La verità è che De Giorgi è riuscito a tirare fuori questi, a tirare su questi ragazzi affamati di vittorie, ecco, forse la chiave è stata questa, oltre che dotate, chiaramente dotati da un punto di vista fisico e tecnico, però De Giorgi gli ha dato qualcosa in più perché è un ottimo allenatore. Poi sono esplosi i talenti di Lavia, sono esplosi... Ecco, Lavia, 21 punti in finale. Caspita, Lavia è un giocatore, anche questo, trascuratissimo, fino a poco tempo fa, ha fatto un grandissimo europeo. Alla fine, della squadra che è andato alle Olimpiadi, si sono salvati soltanto Micheletto e Galassi, il centrale. E poi tutti gli altri sono tutti ragazzi. Ricordiamo anche quelli... Gli Giannelli, che rappresenta un po' la cerniera, sì, il punto d'incontro. Però Giannelli ha 24 anni, non è che sia... Ma è sempre giovane comunque. Appunto. Però è un veterano. È un veterano. Ma poi ricordiamo anche quelli che non hanno giocato. Abbiamo dei giocatori anche abbastanza forti che non sono entrati in campo, ma che quest'anno in Serie A1 si faranno vedere. Ecco, una domanda, secondo te, per come è andato questo europeo, conta più dal punto di vista emotivo, dell'importanza psicologica, la finale vinta contro la Slovenia, oppure la semifinale vinta contro la Serbia di Podraskanin? Era una Serbia comunque dove aveva tutti i suoi migliori interpreti. E sì, però è stata con la Slovenia la partita è stata più complicata. Più complicata perché gli sloveni erano affamati di vittorie anche loro e ripeto, oltre i giocatori che noi già conosciamo bene, avevano questi centrali incredibili, e quindi secondo me con la Slovenia è stato più difficile, ecco, rispetto alla semifinale. Allora, prima di chiudere con la pallavolo, Nello, come sempre tu ci aggiorni un po' su quella che è la situazione, a breve partiranno i campionati. Assolutamente. Qui noi seguiremo la pallavolo Siciliana 2. Intanto abbiamo il campionato mondiale. La Saturnia Sistema Cicastello. Abbiamo ancora il mondiale Under 21. Da vederci. Poi, parlando delle nostre squadre siciliane, abbiamo quest'anno in A3 Aci Castello e Modica. Aci Castello, come ben sappiamo, ha costruito una signora squadra allenata da Valdo Cantor, che sicuramente nelle prossime trasmissioni avremo modo di intervistare, di parlare anche con alcuni protagonisti della squadra, e avremo anche Modica, che anche loro hanno su una bella squadra con giocatori che adesso hanno un po' più di esperienza. Quindi ci aspettiamo un buon campionato di A3 dalle nostre squadre. Allora, dalla 3 maschile e dalla 2 femminile, direi che quest'anno di pallavolo veramente ne avremo tanta, sì, cui parlarne la durante gli appuntamenti di Siciliana femminile. Allora, sì, questo per la pallavolo. Io adesso vorrei parlare di tennis, sempre con Nello Failla e Carlo Galati. Intanto salutiamo il successo di Justin Paolini nel weekend che ci siamo messi alle spalle, perché ha vinto il torneo WTA di Port Rose, allenata da Renzo Furlan, ha battuto in finale Alison Risk in 2 set, best ranking in classifica per la Paolini, che adesso è il numero 64. Carlo, una piacevole sorpresa a distanza di qualche settimana da quella che è stata l'impresa di Camila Giorgi. Guarda, è stata un'impresa anche questa, non deve sminuirla il fatto di trovarsi all'interno di un torneo 250, quindi potenzialmente con avversarie di caratura inferiore, ma Jasmine Paolini ha giocato la settimana perfetta. Ha battuto avversarie molto più quotate di lei, come Jastremska, Cirstea, Putinsteva, la Putinseva. Esatto, gente che
abituata a stare nei primi 50, nelle prime 50 posizioni al mondo. Anche Alison Risk, testa di serie numero 3 del torneo, avanti 5-2 nel primo set, quindi due break avanti. Jasmine poi ha compiuto un'impresa incredibile, perché è riuscita a rimontare, è riuscita a subito controbreccare il secondo break subito, portandosi al tie break dando veramente una lezione all'americana. Poi il secondo set è stato un secondo set che si è subito incanalato in direzione Italia, in direzione Paolini, con andando sul 2-0, poi la partita lì, diciamo che è finita al tie break del primo set. Ed è stata veramente una settimana perfetta all'interno di un contesto, di un movimento femminile che sembrava essere un po' più indietro rispetto a quello maschile, ma che comunque annovera quest'anno Camilla Giorgi, vincitrice in Canada di un Master 1000, di Jasmine Paolini, che è riuscita a vincere un WTA 250 nello stesso giorno in cui a Valencia, la Trevisan, vince un torneo del circuito Challenger. Chanzo. Quindi anche questo dando una dimostrazione di come comunque anche il movimento femminile tennistico italiano goda di buona salute. Magari ci divertiremo nei prossimi anni, ne sei convinto di questo? Esatto, non siamo sicuramente ai fasti di Pennetta, Schiavone, esatto, di Pennetta, Schiavone e Rani Vinci, però diciamo che comunque è un movimento femminile che sta dando delle soddisfazioni. Allora io vorrei sentire anche Nello Failla. Nello. No, volevo soltanto fare una precisazione per quanto riguarda i tornei Challenger, perché a volte si parla di questi tornei come tornei minori, però voglio dire, in alcuni ci sono fior di giocatori che magari cercano di rientrare in posizioni in classifica, e quindi non è così tanto semplice come può sembrare vincere un Challenger. Non so se Carlo è d'accordo. Assolutamente no. Molti giocatori, anche Sir Andy Murray, prima di rientrare nel circuito maggiore ATP, ha giocato tanti Challenger, perché proprio sono propedeutici proprio a ritrovare alle volte il ritmo. Si va nei Challenger, il nostro siciliano Salvo Caruso sta giocando i Challenger, ma questo significa riprendere anche alle volte fiducia con quella che è anche, la partita. Anche perché una volta, mi ricordo, quando si giocavano i Challenger anche qui a Catania, in Sicilia, mi ricordo che andavo a vedere, c'erano fior di giocatori, attenzione. Certo. Mica Baobao, Micio Micio. Assolutamente. Altri tempi, sì, quando veramente avevamo il torneo a Catania, nei fine anni 70, primi anni 80, infatti, dove venivano a giocare Zugarelli, Barazzutti. No, ma anche dopo abbiamo avuto i parecchi Challenger, fino a una decina di anni fa. Si giocavano, diciamo. Beh, si giocava a Nicolosi, anche quello a Nicolosi, si giocava a Catania, a Muri Antichi. Sì. Poi Palermo ha avuto un torneo ATP dove a vincerlo c'è stata gente come Mats Wilander, solamente per citarne uno. Ricordiamo quindi anche che abbiamo avuto il Pinea, per esempio, qui a Catania, a San Gregorio, abbiamo avuto una squadra juniores campione d'Italia, anche lì si sono giocati diversi Challenger. Insomma, c'erano giocatori di una certa caratura. Però devo dire che negli anni caratura. 70 Catania ha assaporato il piacere della racchetta mondiale, perché veniva Panatta, vabbè, veniva Vilas, sì, c'era Zugarelli, c'era Barazzutti, Bertolucci. È vero. È stato un periodo in cui comunque avevamo anche il piacere di vedere grandi campioni. Caspita. Poi purtroppo per mantenere certi tornei ci vogliono anche dei montepremi elevati e non è facile. Sì, vabbè, ma poi esatto, il discorso poi finisce sempre lì, ci vogliono degli sponsor, ci vuole un po' di denaro. Allora, io invece vorrei parlare di quello che sta accadendo e accadrà in questa settimana che è in corso. Gli italiani sono usciti tutti di scena al maschile, perché ci sono due tornei ATP, uno in Francia a Metz, l'altro in Kazakistan. Partirei col torneo francese di Metz, dove avevamo impegnati tre italiani, Fonego, Maggier e Cecchinato. Maggier ha perso il primo turno da Basila Civili, mentre Cecchinato è stato eliminato da Kostreiber, mentre Sonego ha battuto Fuchsovic, che lo conosciamo abbastanza bene, che è molto rognoso. Caspita. Dal punto di vista, sì, tennistico. Però poi purtroppo è uscito di scena al secondo turno, battuto dal danese Rune. Proveniente dalle qualificazioni.
Che è uno che si farà, Rune. Uno sì, che si farà, sì. Carlo. Rune, è poi Rune è un signor giocatore. Sì, sono d'accordo anch'io. Ecco, sì. Segniamoci questo nome perché potrebbe essere... Sì, sì, io l'avevo già segnato nel mio taccuino. Sì. È tutt'altro, è una vittoria tutt'altro che immeritata ed è una sconfitta per Sonego che ci può stare, perché è stata una partita giocata ad altissimi livelli, ad altissimo ritmo. È finita al terzo set, Sonego ha avuto anche la possibilità di portarsi avanti nel punteggio più e più volte, però dall'altra parte della rete Rune, 18 anni, norvegese, è uno di quelli che può rappresentare e rappresenta il futuro di questo sport, quindi assolutamente una vittoria importante da parte del norvegese. Ecco, per il tennis siciliano, Cecchinato, vabbè che di fronte aveva un veterano del circuito come Kohlschreiber, ma purtroppo... le prestazioni infauste del nostro tennista palermitano ormai sono... Cecchinato non riesce a ripetere quelle che sono state le sue best performance, ed è un peccato. Adesso sarà stato il cambio di allenatore, non lo so, insomma ci saranno sicuramente dei motivi per i quali non riesce più a scalare la classifica ATP come ha fatto qualche anno fa. Carlo, allora io devo dire che l'ho visto quest'anno giocare dal vivo in finale a Parma contro Korda, una tappa del circuito ATP 250. Allora, bisogna partire da un presupposto: Cecchinato è un giocatore old style di terra. Terraiolo. No? È un terraiolo pure. È un giocatore che negli ultimi 8 slam che non sono stati giocati sulla terra battuta è uscito sempre al primo turno. Esatto. Quindi lui si qualifica agli slam al primo turno grazie alla classifica, entra il tabellone. Fa comodo poi partecipare però... agli slam, perché anche se esci al primo turno comunque incassi anche un bel assegno. Quest'anno la media hanno alzato sicuramente il montepremi, siamo sui 25.000 euro. $25.000, €25.000 come primo turno, perché la politica dell'ATP, ricordiamolo, è una politica che si sta muovendo verso l'inclusività e verso una più equa distribuzione dei prize money durante i tornei, non soltanto durante gli slam, perché il circuito del tennis poi è un circuito che si basa non soltanto sui primi 10 al mondo, ma è un circuito che sta in piedi perché c'è il numero 80 che va a fare le qualificazioni agli slam, o ci sono i primi 40 che comunque rendono vivi anche gli altri tornei che non siano i 1000, perché poi c'è tutto un circuito dietro che deve essere mantenuto e deve essere sostenuto, quindi una più equa e questo è un merito di Andrea Gaudenzi, presidente dell'ATP, che è stato un tennista e sa cosa significa anche per tennisti che magari non sono tra le prime 50, facciamo 100 posizioni, riuscirsi a mantenere nei circuiti, a volte si rischia anche di chiudere la stagione in rosso dal punto di vista economico, soprattutto parliamo dei cosiddetti tennisti che sono al di là della centesima. Io penso che è una cosa giustissima, anche perché iniziare per un tennista non è mai semplice da un punto di vista economico. Io leggevo il libro, l'autobiografia di Agassi e quella di John McEnroe, e ambedue scrivevano che comunque hanno iniziato a fare tornei, non avevano soldi e dormivano a casa di organizzatori, di amici. Quindi voglio dire, una distribuzione più equa delle quote permette anche a chi inizia di iniziare in maniera dignitosa. Mi sembra anche giusto. Allora, per quanto riguarda invece il torneo che si sta disputando in Kazakistan, Nursultan, avevamo impegnati due italiani, Seppi e Musetti. Seppi è uscito al primo turno battuto dal tennista di casa cosaco Skiatov, mentre Musetti ha battuto l'australiano Polmans, però poi al secondo turno ha perso contro un tennista che conosciamo bene, perché comunque già nei circuiti ATP ha raggiunto anche delle finali, come serbo Geré. Ci può stare questa sconfitta? Tutto sommato, cosa bisogna dire? Siamo in una fase della stagione dove si inizia a scaricare un po' quelle che sono le tensioni di una stagione lunga. Bisogna tenere conto dell'impostazione della preparazione di questi tennisti, perché
ognuno si imposta in modo da poter risultare al massimo della forma nei tornei che più gli interessano, che hanno un ponte premi maggiore, insomma, queste sono scelte soggettive. Quindi evidentemente questo è un periodo di carico per alcuni nostri tennisti, penso a Sinner, penso anche a Musetti, che comunque sono dei grandi talenti, quindi aspettiamo tranquillamente che vengano fuori da questo periodo. Beh, poi tra l'altro sì, Carlo. Sì, poi tra l'altro Musetti, ricordiamo, sta attraversando un periodo difficile, lo ha dichiarato anche lui in una recente intervista, lui ha fatto sapere di aver avuto nel recente passato alcuni problemi anche dal punto di vista personali che gli avevano fatto smarire un po' la scintilla. Ricordiamo anche quello che è successo quest'estate a Montreal, poco prima dell'ATP 1000 di Montreal, dove è stato squalificato per aver sottovalutato le rigide restrizioni anti-Covid canadesi ed essere uscito dalla propria stanza d'albergo per andare a ritirare la cena nella hall dell'albergo. Questo lo ha poi lo ha fatto squalificare. Lui è uno di quelli che ha patito molto il vivere i tornei all'interno di queste bolle che si erano create. Viene da un periodo molto difficile in cui sembrava avesse smarrito la scintilla, sembrava avesse smarrito quella lucida follia che, ricordiamolo, al Roland Garros l'aveva portato 2-0 avanti su Djokovic, salvo poi subire la rimonta del numero uno del mondo. È sicuramente un talento ricordiamolo in lizza nella race per disputare le ATP Next Gen Finals di Milano, esatto, sì. Dove è già qualificato Jannik Sinner come numero due, numero uno è Auger Aliassime, sì. Quindi insomma sicuramente deve riprendere, deve ritrovare in se stesso quella motivazione, quella gioia di giocare a tennis che ne ha contraddistinto la prima parte di questa stagione, diciamo che subito dopo Wimbledon si è un po' perso. E speriamo che possa concludere al meglio appunto anche perché Musetti secondo me è il più talentuoso della nuova generazione di tennisti italiani, almeno a mio avviso. Diciamo che sicuramente rispetto a Sinner ha una varietà di colpi molto è un po' genio e sregolatezza, Carlo, nel senso che fa delle cose bellissime, poi magari fa degli errori banali, però ha un'inventiva nel gioco che io riconosco come la migliore, diciamo, dei tennisti della nuova generazione. Assolutamente sì, poi ripeto, secondo me poi tra i due, se dobbiamo fare forzatamente questo paragone, tra i due è quello che ha molti più margini di miglioramento. Esatto. Perché per esempio la partita con Gere, lui Musetti ha ottenuto pochissimi punti con la prima di servizio, non rispondeva quasi mai profondo, e quindi i turni in cui riceveva erano dei turni quasi sempre non giocati, proprio perché le risposte erano sempre molto corte e permettevano quindi, certo, una palla facile all'avversario. Migliorare la prima, migliorare la risposta ti dà già un 50% di punti, certo, più. Poi tra l'altro il miglioramento sono incredibili. Però come dicevi tu, già un giocatore che per due set non si è fatto capire niente, addio Djokovic, che è il numero uno del mondo. È un segnale importante anche in chiave futuristica. È un segnale molto importante. Allora, io devo aprire la pagina della canoa velocità, perché siamo oramai alle battute, sì, finali della trasmissione, e vorrei parlare di un altro successo da parte di un atleta siciliano, perché proprio il weekend che ci siamo messi alle spalle ha visto la disputa della rassegna iridata di canoa velocità che si è disputata a Copenaghen. Abbiamo vinto due medaglie d'oro, una nella C2 500 con Santini e Kraciun e una nel K1 200 grazie ad Andrea Di Liberto,
palermitano che ha vinto in questa gara. Dovremmo avere anche delle immagini, così vediamo anche questo Diliberto, questo atleta, girato, questo canoista che ci ha preso anche di rimuovere l'audio, in modo che così possiamo anche parlarne mentre citiamo proprio Andrea Diliberto, atleta della SC Trinacria, che ha battuto nella gara della del K1 200 lo svedese Manning e il lettone Ackmans. L'Italia non vinceva, pensate, un oro mondiale dalla canoa da Poznan 2001. In quella rassegna iridata arrivarono due medaglie d'oro, una nel K1 500 femminile e sempre nel K1 1000 metri femminili da parte di Josefa Idem. Quindi a distanza di 20 anni arriva in chiave iridata per la canoa italiana un titolo mondiale. Certo, Carlo Galati e Nello Failla, quando andiamo a scoprire Josefa Idem, potremmo tranquillamente abbiamo un brivido lungo la schiena. Un brivido lungo la schiena, perché si potrebbe veramente parlare tanto di Josefa Idem, che ha gareggiato per la Germania Ovest nelle Olimpiadi Los Angeles dell'84 e Seul '88, poi ha sposato il tecnico italiano di canoa Guerrini e dal 92 ha gareggiato con i colori azzurri a partire da Barcellona 92. Ricordo quel quarto posto nel K1 500 proprio in quell'Olimpiade dove c'era Rita Coban e Birgit Fischer, e lei arrivò quarta piangendo, ma poi si rifece nel 96 con il bronzo di Atlanta, ma soprattutto con la medaglia d'oro nel 2000 a Sydney. Allora siamo Sydney. In chiusura di quello che è l'appuntamento odierno con Osports. Carlo Galati, con te sicuramente ci rivedremo in altre occasioni, ti auguro una buona serata, ciao Carlo e grazie sempre. Grazie, ciao grazie Carlo. Giovanni, grazie a voi, sempre per l'invito. E poi buona serata. Ringrazio Nello Failla. Nello, noi ci vediamo invece giovedì prossimo. Certo, abbiamo ricominciato la stagione di Osports, adesso ci vedremo ogni giovedì alle 19, ricordate. Vi terremo in compagnia per l'autunno, per l'inverno, per la primavera e per l'estate. Per tutte le stagioni. Noi siamo per tutte le stagioni, non ci fermiamo mai, a parte il mese di agosto, perché poi arriva il mare e arriva il gelato. Allora, devo chiudere con l'appuntamento di oggi, è veramente tutto. Cari telespettatori di Globus Television, buon proseguimento con i programmi della nostra emittente, noi ci rivedremo giovedì prossimo.